Buonasera a tutti, siamo questa sera qui all'ultima serata di Calcio Incontri con De Sosa. Ti chiedo, sei tornato al Fossano dopo un annetto alla Benarzole. Cosa ti ha spinto a tornare qui in questa società? Ti sei trovato bene e questo forse ti ha spinto a... Serie D è stato quella parentesi lì, infatti quella che mi ha fatto più di tutto aspettare loro e... perché sono stati 3-4 mesi che sono stato bene, quindi c'è stata sia dalla parte mia che dalla parte del Fossano la voglia di essere insieme per quest'anno qua, e sono contento. Assolutamente sì, Fossano che ha creato una bella squadra quest'anno, tanti giovani, tanti ritorni, il tuo, quello di Baba Tunkara. Ti chiedo, secondo te come può fare il Fossano in questa stagione, cosa può ottenere dal campionato? Parlavamo con il mister e il capitano nelle scorse giornate, forse una salvezza un pochino più tranquilla. Esatto, il primo obiettivo sicuramente è quello, cercare di fare i più punti possibili da raggiungere la salvezza. Poi la squadra, come hai detto te, è giovane, però sono giovani abbastanza di categoria e anche di più, perché sono giovani che vengono, che sono provenienti da settori giovanili importanti. La categoria è una categoria difficile, si sa, però il Fossano ha dimostrato in questi ultimi 3-4 anni che quei giovani ce la si può fare, quindi io la vedo una bella squadra, una squadra che può fare un buon campionato. Tra l'altro, se non vado errato, i tuoi gol hanno deciso la salvezza di 2 stagioni fa contro Bezzano. Sì, in quella partita lì sì. È stata... Diciamo che Alfiero è stato più l'artefice di quella stagione lì. Sono contento perché quella partita lì è stata importantissima per noi, che ci ha dato la salvezza, appunto. E probabilmente è stata quella partita lì che mi fa stare anche quest'anno qua, avendo di nuovo un'opportunità di poter essere in un campionato importante, e quindi niente, sono contento così. Ti chiedo solamente più questo, poi ti lascio tranquillo. Intanto, qual è il tuo obiettivo personale di questa stagione? Perché la Serie D è un campionato importante, sicuramente c'è anche la possibilità di mettersi in mostra con, certo, col Fossano. Io ormai sono un po' vecchietto, sono un po' il nonno della squadra quest'anno. Però il Papa mio giovane. Obiettivo personale è quest'anno, dopo un anno difficile l'anno scorso personalmente, quindi è di lavorare e cercare di dimostrare che la categoria non mi sta stretta, che la posso fare, magari posso anche fare altri 3-4 anni in queste categorie e chiuderle in bellezza la mia umile carriera in Italia, che 10 agosto adesso fanno 18 anni che sono qua, e quindi è un bel po' di tempo, più della metà della mia vita, e sarebbe un po' la ciliegina sulla torta, diciamo così. Grazie mille.